La quindicesima tappa importantissima del Giro d'Italia vedeva l'arrivo in cima a Biancavallo. Doveva essere una frazione che doveva portare cambiamenti in classifica generale e così è stato. La vittoria è andata al britannico Theo Gegenhardt, il portacolori del team Ineos Grenadier, ha battuto in volata i due compagni d'avventura, il tandem del team Sunweb composto da Wilco Kelderman e Joao Adelaide. In quarta posizione Joao Almeida, arrivato al traguardo con 37 secondi di ritardo rispetto al vincitore. Il portoghese ha saputo limitare i danni nonostante una piccola crisi nei chilometri finali e conserva la maglia rosa con 15 secondi di vantaggio proprio su Wilco Kelderman. Malissimo i due italiani Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali. Il siciliano della Trek Segafredo è giunto con un ritardo di 1.36 insieme a Pelio Bilbao e a Jacopo Fulsang, mentre il lucano della NTT è giunto con ritardo di 1.54. Adesso in classifica generale comanda Joao Almeida con soli 15 secondi su Wilco Kelderman. In terza posizione sale un interessantissimo Joao Hindley a 2.56. Theo Gegenhardt, attenzione al britannico, potrebbe essere la mina vacante delle ultime settimane di gara, a 2.57, scende in quinta posizione Pelio Bilbao a 3.10, a 3.18 troviamo Rafael Maika, mentre settimo è Vincenzo Nibali a 3.29 e ottavo Domenico Pozzovivo a 3.50. L'ultima settimana impegnativissima di gara trova a dire chi vincerà questa 103esima edizione del Giro d'Italia. Wilco Kelderman e Joao Almeida per adesso sembrano una spanna superiore a tutti.